Un saluto a tutti i telespettatori della rassegna stampa di Le Fonti Legal TV, che come già sapete si propone di effettuare una veloce rassegna stampa di quella che è la omonima rivista Legal diretta da Angela Maria Sculica e che è dedicata al mercato legale, che potete trovare in edicola ogni mese nel tradizionale formato cartaceo ma anche nel formato digitale online. Questa puntata sarà dedicata a dei contenuti più salienti, quindi a soffermarci sui contenuti più salienti del mensile presente in edicola, il mensile di Legal nel mese di marzo, per poi concludere la puntata come sempre per dandovi alcune anticipazioni su quelle che saranno le prossime tappe delle Fonti Awards dedicate al penale e all'Ebur, le cui cerimonie si terranno a Palazzo Mezzanotte Milano nelle rispettive date del 25 per quanto riguarda la cerimonia delle Fonti Awards dedicata ai penalisti ed il 31 di maggio invece la cerimonia delle Fonti Awards dedicata al mondo del labor. Iniziamo ad guardare insieme quella che è la copertina del mese del numero di Legal del mese di marzo, una copertina dedicata a Tommaso di Tanno, il quale ci parla dei paradossi del fisco italiano, in particolar modo si parla della web tax. Andiamo a leggere insieme il titolo: la web tax e incentivi fiscali non generano gli effetti desiderati. La prima penalizza solo le imprese italiane e i secondi sono di fatto irrilevanti. Ne parla il tribunalista Tommaso di Tanno. Il relativo articolo di riferimento della copertina lo si può trovare all'interno della rivista Legal, in particolar modo nella sezione protagonisti, sono a pagina 10, io ovviamente al mio fianco ho il formato cartaceo, voi vedete quello digitale. Nella sezione proprio protagonisti abbiamo l'articolo di riferimento della copertina, vado a leggere il titolo: la legge di bilancio, gli obiettivi mancati dal fisco. Web tax e incentivi fiscali non generano in sostanza gli effetti desiderati. La prima penalizza solo le imprese italiane, come abbiamo già detto, e i secondi si dimostrano nella realtà irrilevanti. Tommaso di Tanno parla ai microfoni di Le Fonti Legal su quelle che sono le novità introdotte dal punto di vista naturalmente fiscale dalla legge di bilancio 2018. In particolar modo per quanto riguarda la web tax si esprime in tal senso affermando che in Senato si era discusso di una certa versione della web tax che avrebbe dovuto correggere lo squilibrio determinato dalle multinazionali della web economy che non pagano le imposte nei mercati in cui operano, ad eccezione di quello d'origine. Lo stesso Tommaso di Tanno continua poi affermando che l'elemento determinante è far sì che quando si preleva in un certo mercato venga poi versato sotto forma di imposta e che dal punto di vista del diritto è determinante rivedere la regola della stabile organizzazione o del paese in cui origina l'attività di impresa. Questo è un estratto naturalmente di quella che è l'intervista che è stata rilasciata da parte di Tanno in materia di bilancio, legge di bilancio 2018. E andando avanti, scorrendo un attimo la rivista, partiamo dal sommario. Come sapete la rivista si suddivide in diverse sezioni, si apre innanzitutto con la sezione scenari per poi proseguire con protagonisti, il cui abbiamo visto già in anticipo il contenuto dell'articolo di copertina che è richiamato in copertina. Poi abbiamo la sezione mercati e business, penale e fisco, per chiudere banking and finance, imprese e lavoro e professione, infine professione avvocato. Proseguendo sfogliando la rivista e quindi proseguendo oltre, iniziamo con la prima sezione, nella sezione scenari a pagina 6 della rivista c'è un importante articolo di Filippo Fattore dedicato al processo telematico, il quale, leggiamo il titolo: la giustizia digitale spicca il volo. A 3 anni dall'informatizzazione delle cause civili diventano pienamente operative anche le procedure nel settore amministrativo e tributario e da gennaio avvocati e magistrati hanno a disposizione altri 2 nuovi strumenti, il portale delle vendite pubbliche e il registro delle procedure di espropriazione forzata. Passando oltre, quindi poi naturalmente l'approfondimento lo potete leggere sulla rivista, passando oltre abbiamo invece il settore, il, lo, abbiamo invece
La sezione mercati e business, nella cui sezione troviamo un importante articolo dedicato all'energy di Luigi Dell'Olio, il quale, leggendo appunto il titolo, afferma la scossa dei mandati. Con l'ultima legge di bilancio, che rimodula l'assegnazione degli incentivi e le sanzioni inflitte, cresce il numero dei player che acquisiscono impianti a energia rinnovabile, e gli studi legali mettono in campo le competenze specialistiche e tecniche per competere nel settore. Nella sezione invece penale e fisco abbiamo un articolo dedicato ancora una volta al whistleblowing, il cui titolo è Il whistleblowing tra privacy e modelli organizzativi. C'è chi la considera un passo avanti alla lotta alla corruzione e chi ne teme un abuso ingiustificato. Ma la nuova legge mette d'accordo gli esperti sull'importanza della riservatezza e del rispetto della responsabilità amministrativa. E andiamo invece avanti e soffermiamoci un attimo invece sulla sezione Banking and Finance, questa sezione particolarmente importante in questo numero, nel numero del mese di marzo di Legal, proprio perché nella sezione Banking and Finance abbiamo un articolo dedicato alla classifica degli studi legali più attivi nel Banking and Finance. Questo articolo è anche richiamato tra l'altro in copertina. Ed è proprio in questa sezione troviamo la classifica sugli studi legali, come già detto, sul Banking and Finance più attivi in questo ambito. Questa classifica è stata elaborata da parte del Centro Studi. Le classifiche non sono altro che una rielaborazione dei dati raccolti da parte del Centro Studi di le fonti nel periodo di tempo considerato, che nel caso specifico è quello del 2017 e a cavallo tra il 2017 e il 2018, con particolare focus soprattutto dando particolare enfasi ed importanza soprattutto alle operazioni nell'ambito del Banking and Finance conclusi da parte degli studi legali che alla fine dell'anno 2017 e inizio del 2018, quindi gennaio-febbraio del 2018. I criteri, prima di procedere, è necessario e doveroso anche parlare dei criteri che sono stati adottati da parte della redazione Legal per elaborare quelle che poi sono le classifiche che troverete all'interno della rivista nella sezione Banking and Finance, come già detto, e sono seguiti diversi criteri tra cui si è tenuto conto sicuramente della tipologia dell'operazione svolta, del cliente, dell'entità, del numero delle operazioni concluse da parte di ogni studio legale e del relativo controvalore, nonché si è tenuto anche conto della composizione del team ed delle tecniche legali utilizzate. L'insieme di questi criteri hanno portato così ad individuare quello che è l'indice, che poi ha un indice, un valore attraverso il quale poi è stato attribuito ad ogni studio legale, tiene conto sia, come già detto, del numero delle operazioni eseguite, sia naturalmente del valore, il cui valore è determinato dai criteri che vi ho appena esposti. Come potete vedere al mio fianco abbiamo quindi gli studi legali, mi aiuterò con il grafico relativo agli studi legali che hanno acquisito maggior terreno nell'ambito del Banking and Finance. In prima posizione troviamo Allen & Overy, che ha la leadership nell'ambito del mercato Banking and Finance in relazione al numero di operazioni concluse. Infatti proprio lo studio legale in questione è quello che ha seguito i maggior deal del periodo preso in considerazione da parte della nostra redazione, coprendo ben oltre il 20% del mercato complessivo. A seguire però in netta distanza abbiamo Clifford, Legans e infine Bonelli e Rede, rispettivamente con il 12% del mercato, l'11% e il 10% circa. Quindi tre studi legali che si contendono la seconda, la terza e la quarta posizione nel nostro grafico, molto vicini tra loro. Mentre nel secondo grafico andiamo a vedere invece chi tra i vari studi legali chi perde posizione nell'ambito del Banking and Finance, a sorpresa prima posizione, quindi lo studio legale che ha perso maggior terreno o comunque ha chiuso meno operazioni rispetto agli studi legali precedentemente elencati, abbiamo Linklaters. Grande sorpresa in quanto si tratta di uno studio legale molto attivo solitamente nell'ambito proprio del Banking and Finance, è uno dei settori, è uno dei comparti centrali dello studio legale, però risulta dai nostri dati elaborati che ha
chiuso diciamo tra il 2017 e il 2018 coprendo solo il 2,10% del mercato. A seguire poi abbiamo Cliri, Latam e Gianni Rigoni, Grippo Cappelli e Partners, anche loro rispettivamente hanno chiuso con delle quote pari intorno al tra il 2 e il 3%, quindi importanti studi legali che però nel periodo di tempo che abbiamo considerato sono quelli che hanno perso maggior terreno rispetto ad altri studi legali di medesima importanza. All'interno poi naturalmente, all'interno della rivista naturalmente poi troverete maggiori approfondimenti sul tema. Possiamo infatti leggere il titolo della sezione Banking and Finance, classifiche, ecco gli studi più attivi nel Banking and Finance. Questo è un articolo di Gabriele Ventura, il quale ci illustra quelle che sono le principali operazioni che sono state seguite da parte degli studi legali coinvolti. Abbiamo infatti una classifica degli studi più attivi nel banking, a seguire invece abbiamo invece altri grafici sempre in merito al banking, per poi chiudere l'articolo con un elenco di quelle che sono alcune delle operazioni più significative degli ultimi 12 mesi da parte di questi studi legali. Ecco, proseguendo avanti abbiamo la sezione di imprese e lavoro, leggendo il titolo, questo è un articolo di Gabriele Ventura dedicato al contenzioso, in particolar modo all'arbitrato, un istituto da rilanciare. Andiamo a leggere cosa c'è scritto: l'accesso allo strumento di soluzione alternativa alle controversie si paga anche il doppio rispetto alla giustizia ordinaria. Per incentivare l'uso occorre creare organismi ad hoc, ne parlano ai nostri microfoni tre importanti litigator che appunto propongono delle soluzioni per poter incentivare questo percorso stragiudiziale. In particolar modo abbiamo intervistato Massimo Dattrino dell'omonimo studio legale Dattrino, Giuseppe Lombardi di Lombardi Segni Associati e Vincenzo Mariconda dello studio Mariconda e Associati, quali ci hanno espresso la loro opinione, il loro parere proprio in merito all'arbitrato, questo importante strumento stragiudiziale tipico del contenzioso, e di quali potrebbero essere secondo loro quelle le soluzioni per poter rilanciare questo strumento. Andando avanti, per concludere, la rivista del mese di marzo, la rivista Legal del mese di marzo, si chiude con la sezione professione avvocato, quale c'è un articolo dedicato al Legal Tech, leggo il titolo: Legal Tech avanza veloce, la diffusione dell'intelligenza artificiale ha raggiunto anche gli studi legali con numerosi vantaggi in termini di costi e tempi, e con un occhio attento alla protezione dei dati e al diritto alla privacy. Prima di concludere vi fornisco alcune informazioni come sempre su quelle che saranno le prossime tappe delle Fonti Awards dedicate, le cui prossime tappe saranno rispettivamente il 25 di maggio, cerimonia delle Fonti Awards dedicata ai penalisti, ai principi del foro, e si terrà ovviamente a Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa Italiana a Milano, mentre la tappa successiva, quella del 31 di maggio, sarà dedicata all'Euro HR, sempre naturalmente l'intera cerimonia si terrà a Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa Italiana a Milano. Potete trovare tutte le informazioni relative alle Fonti Awards sul sito www.lefontiawards.it, come vedete in sovrappressione, e ovviamente ulteriori informazioni sia sulle nostre cerimonie, ma anche in generale su quelle che sono le interviste, le fonti TV e tutte le iniziative più in generale di Le Fonti, potete anche leggerle ogni mercoledì sul Sole 24 Ore nella sezione Norme e Tributi. Vi invito inoltre ad mandare le vostre autocandidature ed ovviamente ad scrivere le vostre impressioni sulla trasmissione Le Fonti, la rassegna stampa delle Fonti, ad il seguente indirizzo email che trovate sopra impressione, quindi selezione premio @lefonti.it. Ovviamente io vi ringrazio per averci seguito, vi lascio alla programmazione su Le Fonti TV e vi auguro un buon proseguimento.